Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Farming Simulator 22. Apriamo questa nuova, questo nuovo format dal titolo Fattoria Fratelli Capone che siamo noi medesimi. Questa prende spunto da una famosissima battuta di Totò e Peppino in un film che si chiama Totò, Peppino e la Malafemmina. Questa serie vuole essere un omaggio ai due grandi della comicità partenopea. Quindi Peppino De Filippo e il principe Antonio De Curtis. E allora, detto questo, iniziamo a vedere un po' cosa c'è da fare. Ovviamente ho iniziato un'altra serie e quindi è bella fresca fresca. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare. Coltivazione, coltivazione. Allora, irrorazione. Ok, fertilizzazione, irrorazione. Allora, le facciamo tutte quante queste missioni. Quindi, fertilizzazione. Ok. Oh, io li ho persi, lo sapevo. C'è questo bug che non capisco quale cos'è. Ma praticamente ogni volta che si accetta un contratto, gli altri spariscono. Vabbè, allora noi intanto andiamo a lavorare. Allora, il campo 38 mi sembra proprio qua vicino. Ottimo. Ah, eh sì, il campo qua di fronte. Ovviamente ho acquistato i mezzi, ma al momento non ho la farm. E quindi praticamente yen è una cosa bella fresca fresca. Noi veniamo a dirvi, punto, due punti, ma sì, abbondiamo. Dicevano Totò a Peppino durante la stesura della famosissima lettera, veniamo noi a dirvi, punto, due punti. Allora sono riuscito a trovare il macchinario, questo qui, per la fertilizzazione, quindi l'uso di composti chimici liquidi. Sono riuscito a trovarlo usato e l'ho pagato un quarto del suo prezzo originale. L'ho pagato all'incirca un 150-170 mila euro, per cui l'ho preso proprio a volo. Mi ho risparmiato un bel po' di soldini. Questo è il campo di girasole in questo momento. Finito? Perfetto. Allora vediamo se c'è qualche altro contratto. Allora, fertilizzazione. Io non so perché uno l'ho perso. Fertilizzazione 7.000, ecco qua. Ok, per evitare di perdere i contratti, cercherò di prenderne uno alla volta. Allora, questo dove che sta? 9, ok. Il campo 9 significa che
devo acquistare altri pallet di fertilizzante. Il campo 9, siccome si trova nella parte alta della mappa, meglio fare un bel rabocco al mezzo qua. Gasolio c'è, ok. E guarda la macchina. C'è il furgone, mi ha sbattuto per l'aria. Ecco, una cosa che dovrebbero migliorare, deve assolutamente migliorare in questo gioco, per chi come gioca con il traffico attivo, e quella, ecco, l'auto mi è passata sotto qua. Sarebbe quella di individuare, di capire quando c'è un ostacolo e quindi evitare di muoversi inutilmente. Ah, qua c'è un altro pallet di fertilizzante, ok. La faccia del bicarbonato di sodio. Uela, carissimo, buongiorno. Bentornato. Come stai, innanzitutto? Ed è un piacere di pazzo vederti qui in Lives. Caspiterina. Quindi stai bello carico. Comunque stavo pensando di fare una cosa per la tua azienda. Non so se tu, comunque, però poi ovviamente vedrai se ti piace. Stavo pensando di creare uno spot pubblicitario, ma vero, fatto da me ovviamente. Vedi se ti piace. Eventualmente per fare un po' di pubblicità all'azienda tua. In radio, eventualmente in una radio locale. Sto pensando a questo, visto che comunque sto creando delle cose simpatiche per i canali amici. Ho pensato, visto che mi trovo, proviamo a vedere se questa cosa può far piacere. A gratis, ovviamente, questo è dato per scontato. Oh, mi sto inventando il motto un motto semplice ma che è facile da ricordare, quindi è tutta una fase di preparazione. Perché pensavo, dato che farò no, ma quando mai, ne esiste proprio a gratis, voglio a gratis, perché volevo fare qualcosa di simpatico per il canale. E allora sto pensando, prendendo spunto i vari canali con i vari nickname, di creare una specie di pubblicità, ma quella là, diciamo, divertente, fatta sai come ha fatto i Sound Alert, ecco. E allora ho fatto per la zappa storta, Fernbus, cosa? Ho detto ma quasi quasi, io feci quella battuta qualche domenica fa. Sono fatto dell'azienda tua e stavo pensando a qualcosa di un po' più particolare. Ok, quindi mi faccio questo tratto di strada. Ok, quindi verso il mulino. Non ti preoccupare comunque, non ti preoccupare. Lo faccio ben volentieri. Poi soprattutto perché, insomma, con questi chiari di luna qua, come si dice dalle mie parti, con i tempi che corrono, ci si dà una mano.
quindi mo sto fra le tante cose che sto mettendo per il canale, ovviamente farò pure questo jingle pubblicitario, chiamiamolo così, per la tua azienda. A parte questo, anche tu allora stai assaporando Farming 22 qua. O sei ancora, diciamo così, fermo al 19. Ti tieni in allenamento, ho letto qua, ora gioco un po' anche io. Quindi praticamente mo farai un po' di allenamento. Dopo fai dal virtuale al reale. Ah, ottimo. In molti lo stanno facendo. I server multigiocatori. Io per esempio domenica mattina ho fatto il bel server, ho creato, diciamo così, un canale, se così si può definire, un canale sui server multiplayer dove l'ho lasciato aperto per i follower del canale, i fratelli di Colts. Anche se qua ho visto che su Farming 22 i cavalli a quanto pare non rendono come su Farming 19, e quindi mo ho pianificato un po' di cose da fare, fra cui anche quella lì di creare delle stalle, no? Pure per passare l'inverno, e quindi ho ben pensato praticamente di mettere la stalla per le mucche, perché con il concime uno poi ci può sempre fare una cosa bio, e tu mi capisci. E poi ovviamente le galline qua fruttano tanto, quindi con le uova. Infatti, se ti faccio vedere quanto pagano le uova, tu ti impressioni. Allora, uova così molto in generale. Vabbè, adesso i prezzi sono bassini, però hanno toccato anche le 5.000 unità. Quella all'inizio è così. Io ho cercato però di non fare debiti, cioè di evitare proprio di chiedere prestiti alla banca, perché è un po' come un po' rompiscatole qua, perché poi preferisco fare un po' più di sacrificio, ma avere un'azienda che col tempo poi, e con la fatica e col sudore poi, si ingrandisce gradualmente. Però non ti nego che all'inizio pure io facevo debiti. Poi adesso con la mod dell'usato qua, per quanto riguarda farming, questo ovviamente, questa qui già integrata nel gioco, è ottimo, perché io anche sul 19 praticamente mi acquistavo la maggior parte dei mezzi, li ho acquistati sempre usati, tranne in questa partita che ho utilizzato, ho acquistato la trebbia e il camion, vabbè, perché non c'era disponibile, a posto dei trattori, perché per il momento farò soltanto lavori di raccolta e di manutenzione per i campi. Poi dopo mi dedicherò anche eventualmente alla coltivazione. Però per questa prima fase i fratelli Capone, che siamo noi medesimi, cerchiamo di spendere il giusto. E non so se tu conosci il film di Totò Peppino e la Malafemmina. Praticamente uno dei due fratelli, cioè Peppino, era quello lì un poco più parsimonioso con il danaro, mentre invece Totò, che era l'altro fratello, era un po' più spendaccione, diciamo così. E quindi è per questo che qua una parte faccio la parte di Peppino, una volta faccio la parte di Totò. All'inizio ho fatto un po' più il Totò. Poi mi è uscita questa occasione qua, sto macchinario usato.
L'ho pagato 180.000 euro, preso proprio a volo. Se poi consideriamo pure le condizioni del mezzo, però non fa niente, perché alla fine, per iniziare, anche spendere 4.000 euro di riparazione su, invece di pagare 400.000 euro, quando ho questo macchinario qua nuovo, non vale proprio la pena. Ah là là. E in questo momento, ovviamente, ho preso per il momento, ho preso un bel po' di mezzi case. Infatti, sto cercando di prendere tutti i mezzi rossi. Poi creerò un'altra area, diciamo così. Metterò altri mezzi. Però per il momento mi sto divertendo con questo qua. Sì. Si trovano anche mezzi in ottime condizioni. Questo qui, per esempio, l'ho trovato un po' più usurato, però l'ho preso perché ti ho detto, ho risparmiato, ce l'ho pagato un quarto di quello che costa normalmente. Ok, quindi mi rimane sta sponda. Sì, comunque si trovano ottime occasioni. Infatti, sull'altro profilo, il primo profilo che ho creato, ho trovato un trattore della Massey Ferguson medio, di grandezza media, e ho risparmiato mi pare il 60%. Pare a nuovo, cioè, sai, quando tu lo prendi, lo provi e poi lo rivendi, fai la permuta così. Trisli-basso-ttv ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Ciao Trisli underscore TTV, benvenuto nel canale, benvenuto nella live e soprattutto benvenuto nella fattoria dei fratelli Capone. Come stai? Innanzitutto buongiorno e ancora grazie per aver dato la tua preferenza a questo minuscolo canale. Eh sì, sul parco usato qua bisogna rischiare, diciamo così, ma perché non si sa mai, trovi un prodotto, un mezzo, un attrezzo in ottime condizioni e quindi insomma, rischi di perdere l'occasione. Allora, in questo momento no. Però la domenica mattina sì. La domenica mattina il Caffè in Farm è un nuovo format che sto portando. C'è la partita aperta ai follower. Diciamo che questa qua della mattina è un po' più per portarmi avanti la farm per nei lavori. Vediamo un po' se ha finito qua. Contratti. Completa. Allora, coltivazione no. Fertilizzazione. Allora, campo 1 sta qua vicino, penso. Allora, prendiamo questo. Poi c'è anche un'irrorazione qua. Campo 5. Campo 5 che dovrebbe essere sta qua vicino. Allora, vediamo se l'ha preso. No, non l'ha preso. Irrorazione. Ottimo, campo 26. Campo 26 sta. Ah, ok. Quindi irrorazione significa che dobbiamo utilizzare l'erbicida.
I piani, io per esempio nell'altro profilo, quello lì che ho aperto appunto per il multiplayer della domenica, ho preso il sarchiatore, quello lì che rimuove al 100% delle erbacce. E questo qui praticamente lo ha consigliato anche Miticaccio, scusami, Robby Mel. Io poi seguo un po' tutti quanti questi streamer ha fatto un video dove spiega un pochettino le differenze fra i sarchiatori. Questo qui, mo te lo faccio vedere qual è. Oppla, ma allora il sarchiatore in questione è questo qua. Allora, eccolo qua. Chop Star. Questo qui ha detto che praticamente rimuove il 100% delle erbacce ed effettivamente pare che è più efficace. Ho provato, ho visto che è così, costa un po' di più, è un po' più piccolino, però ti fa fare il lavoro in maniera più precisa ed oculata. Problemi di che senso? Perché io l'ho utilizzato ma non ho riscontrato problemi particolari. L'unica cosa qua è che per esempio le auto, per esempio su questo mezzo qua che è un po' più alto, alcune auto mi sono passate in mezzo alle ruote, altre, un'altra addirittura mi ha fatto ribaltare. Dicono che l'erbaccia non sparisce tutta, ma tu dici quando il campo è già stato coltivato e quindi ci sta la prima crescita dell'erba, se ho capito bene. Perché anche quando i campi sono fermi, l'erbaccia comunque cresce sui campi, quindi diciamo che è abbastanza realistica la cosa, anche perché se tu un terreno lo abbandoni, pure se l'hai arato, però comunque poi l'erbaccia cresce. Quindi non ho capito bene, se me lo dici, perché può darsi pure che diciamo così. Se l'ho provato pure io, allora posso dirti qualcosa in più. Comunque con questo qui, con questo sarchiatore qui, l'erbaccia rimane pari a zero. Poi ovviamente è tutto da verificare, diciamo così, eventualmente vedere se la Giants o sul foro della Giants c'è scritto qualcosa. Io non ho, posso dire, a dirti il vero, non, questa cosa non l'ho proprio, non mi è proprio capitata. A meno che forse era un bug della versione, diciamo, di quell'altra versione meno aggiornata del gioco, può darsi, però. Detto, non ho riscontrato questo problema, quindi puoi prenderlo tranquillamente. L'ho preso pure io e va bene, non ho riscontrato bug, queste cose qua. Eh sì, ma infatti i primi giorni anche il gioco frizzava e laggava in maniera assurda. Invece adesso, per esempio, il gioco è molto più fluido e quindi rispetto a prima è molto più giocabile. Diciamo che ci sono anche alcuni punti di questa mappa che per il momento tendono a far laggare un po', ma credo sia dovuto a dei piccoli bug, ma credo sia abbastanza normale, anche se in teoria. Quando, ops, ecco qua. Ecco
Ecco cosa ho detto prima. Dai, su, su. Ah, giusto. Voilà. Esatto, sì, è la francese. Ho iniziato da questa perché non ne hanno parlato molto bene. E poi diciamo pure che siamo anche in pochi a portare questa qui. Infatti la maggior parte portano l'americana, portano la Ellen Grant. E quindi è una scelta che ho fatto. Poi ovviamente, diciamo, questa è una cosa che poi si può sempre cambiare la mappa, e quindi una volta portata a Boom Boom sta mappa, inauguro quell'altra là. Allora, mo piglio altre due palle. Ok, fa una cosa, mandami un messaggio privato con il nome del server e la password, così poi vado a fare una cavatina sulla farm. Io qua non sono un farm styler, ore styler, per cui le mie costruzioni sono molto ma molto spartane. Non sono uno di quelli che si mette là, o forse perché non sono capace, no? Diciamo che non ho quella, la capacitation. Fa una cosa, se me lo scrivi in privato, perché non sempre con la chat, man mano che scorre perdo il messaggio. Così passa a fare un. Grazie, così almeno vedo. Me la vado a vedere per bene. Che l'ho detto qua. Scorre la chat. Poi vengo a vedere la grande opera d'arte che è stata fatta. E noi io volevo un soir. L'indirizzo. Noi veniamo noi a dirvi con la presente. Punto, due punti, abbondiamo. Sempre a double logistica. Uno Twitch, una cosa del genere. Ho diversi profili, diciamo così, quindi non sempre utilizzo sempre lo stesso, utilizzo diversi personaggi. Per nome fondamentalmente quello dovrebbe essere Double Logistica Twitch. Se dici su Steam è Double Logistica. Trovi la stessa foto del banner qua del canale. Pista, fate largo, mi sa che sono arrivato pure il 26. Fabrizio, vedi che Fabrizio. Poi il cognome non lo dico in live perché comunque Fabrizio, non ti puoi sbagliare, l'unico Fabrizio del gruppo WhatsApp. Roggero. Allora, siamo arrivati. Aspetta, ma qua. Irrorazione. Irrorazione. Ok. Perfetto. Stavo vedendo il peggio qua. Perfetto, ok. K. Roggero.
Voilà, e cominciamo a fare il lavoretto su questo grand terrain. E allora, on commence a faire un grand travail sur ce terrain-là. We are just starting our work here on this huge field. Mamma mia, questa quanta spesa per farlo piantare? Questo è enorme, mi pare che so. Quanti ettari su? 13 ettari, mamma mia. Questa avrà speso una fortuna qua. Nella semina. Mamma mia. C'è il 30, qual è quello vicino alla farm? Il 36 che è un ottimo alle dimensioni giuste. È abbastanza grande, ma non è eccessivamente grande. Su questa mappa, poi ce ne sta ancora un altro che è il 36, e il 36 è uno di quei campi che appena ho l'occasione devo acquistarlo. Ma tu lo sai una cosa? Domenica scorsa, no, quando è stata? Settimana scorsa, quando ho iniziato a portarlo in live così, free durante la mattinata, ho preso il contratto per arare questo campo qua con l'aratro grande. 2 ore e mezza e non l'ho finito. Ho dovuto poi completarlo offline. Comunque ci ho impiegato quasi 5 ore per ararlo. E con l'aratro grosso, penso con l'aratro da 3 metri quanto ci avrei impiegato qua. Mamma mia. Ci avrei impiegato un anno, ma nel vero senso della parola. Però pagava bene, pagava 50.000 euro. Dopo me ne sono accorta alla fine, quando ho visto quante ore sono rimasto a lavorare su sta mappa. Allora là ho capito, ho detto cacchio, ma ho capito perché pagava 50.000 euro. Evidentemente la maggior parte sapevano che era un'impresa. E che non è la Subaru impresa. E se ne sono scappati. Però sto campo è bello grosso e fa bene, questo devo dirlo. Però allo stato attuale non conviene acquistarlo perché ci vogliono le seminatrici, quelle enormi che c'avevo sul Farming 19. Tipo quelle da 18 metri, da 15 metri, stiamo un po' al limite. Da 18 metri, quelle proprio enormi, enormi. Quelle sì che ci vogliono. Altrimenti uno non la finisce più su di lavorare su sti campi. Allora, vediamo un attimo dove stiamo. Erbaccia. Allora. Ok. Vabbè, abbiamo fatto buona parte, l'abbiamo già fatto. Quindi mo. Ok, quindi si continua qua. Bello difficile sto campo, molto più grande dei famosissimi tre campi che ho unito sulla Helengrand, il campo 14, 15 e 16. Molto ma molto più grande questo. Quello era 350 metri, questo mi sa che sarà almeno 500 metri di lunghezza. Un lato sicuramente ci sarà più di 450 metri su sicuramente. Che questo mi pare che è 48 metri la larghezza di questo mezzo. Andiamo un attimo. Allora, scusate, no. Allora, dove sta? Eccolo qua. No? 48 metri e mezzo. Eh sì. E quindi questa è la prima passata. Qua ce ne vuoi ancora. Qua sono parecchio, parecchio. Assai, assai. I piani bio mangio bene anch'io. Che ne dici? Mi è venuto così.
su due piedi, anzi su quattro ruote. La mia farma, comunque, ha detto questa qua, la farma dei fratelli Capone sarà praticamente sarà una farm bio al 100%. Infatti mi servono le mucche e le galline addirittura, come accade nella vita reale, mettendo la vaschetta per raccogliere le deiezioni, diciamo così, la parte fertilizzante si può utilizzare per farcela sui campi. Io non lo sapevo, però sempre sui vari tutorial di Robbimel ho visto questa cosa qua. Devo provarla, perché se è così con le galline e tutto quanto, io qua sto a posto, il digestato. Ho preso anche la mod del biogas, quindi mi andrà a produrre quintali e quintali di digestato. Ma voi pure voi in azienda avete il bigià? Ah, poi ho visto, a proposito, io dal mio profilo personale, io già seguo la pagina Facebook dell'azienda, comunque. Quando sono andato a cercare, avevo già il follow. www.ipianibio.it, giusto? Ogni tanto facciamo un po' di pubblicità. Ma tante volte può capitare pure che uno capita in una live o guarda un video tipo anche su YouTube e magari si incuriosisce da quello che dice il fessacchiotto, diciamo così, quello che sta dall'altra parte. E dicevo, fammi vedere se effettivamente esiste sta cosa. Ah, vedi, dicevo, cacci, ma allora è vero. E comunque ho visto le foto. Ora che c'avete pure un profilo Instagram, se non erro. Ah. Si chiama sempre I Piani, il canale YouTube. Ma sì, guarda, la pubblicità, credo che la vera e buona pubblicità, secondo me, per l'amor di Dio, ci vuole sempre i grandi volti, le persone conosciute, sì, sicuramente aiutano, però tante volte quelle cose fatte fait maison, come dicono i francesi, fatte in maniera così più spontanea, a volte sono molto più ti rimangono meglio impresse, sono più genuine, diciamo così, e quindi a volte possono risultare magari qualitativamente a livello di idee non particolarmente brillanti, però poi ti rendi conto che a volte funzionano i volti non noti. Esatto, perché uno dice bio bio, però magari li va a cercare, diciamo così, diciamo così, dove c'è la grande distribuzione. Però poi, se uno può comprare a chilometri zero e quindi acquistare direttamente dall'azienda, è una cosa buona. Però
Ma in primis perché intanto l'azienda guadagna il giusto, quindi non essendoci parti intermediarie non c'è dispersione del capitale. E poi perché alla fine, almeno tu conosci l'azienda, no? Tu magari se pure un giorno vuoi andare a fare visita, uno magari, che ne so, dice fammi andare a vedere questa azienda, un po' tipo come fanno gli youtubers che fanno factory, le visite alle aziende, e praticamente factory visit, ecco, e quindi visitano l'azienda, sai, vedono da vicino la realtà. Ah, ma forse mi sa che ho letto un manifesto sulla pagina Facebook, se non mi sbaglio. Ho letto qualcosa. Forse o mi sto confondendo. Boh, comunque mi pare di aver letto qualcosa. Ok, perfetto. Ok, e allora sì. Ho detto io l'altra volta, poi dopo, per prendere pure un po' di spunto e quindi riuscire a focalizzare un po' sul da farsi, sono venuto a farmi un giro seppur virtuale. E forse c'eri anche tu nelle fotografie. C'era un'altra signora, un po' più grande se non ricordo male. Comunque c'era anche, mi pare, una foto, se non ricordo male, la stalla con un bambino, una bambina piccola, insomma, con una persona giovanissima. Ecco, poi la cosa bella delle piccole aziende, piccole e medie aziende, è proprio il fatto che si lega umanamente, quindi non è solo un rapporto lavorativo, ma anche un rapporto umano, cioè cosa che magari pure ci sta nelle grandi aziende, che però magari diciamo è meno, si nota di meno. Le cose genuine come si facevano una volta. Infatti ho visto, c'avete un sacco di oro tutti, farro, visto, mamma mia. Infatti siccome mia sorella è molto, le piacciono molto queste cose particolari, le ho detto dell'azienda, ho detto tu quando devi comprare qualcosa prendilo direttamente da qua, perché è un'azienda italiana. Lei è come me, infatti, ha detto oh, quando devo prendere le cose le vado a prendere là. E infatti pure io penso che quasi sicuramente vedrò di venire a prendere, di prendere, di acquistare anch'io. Ah, ok. Questo è detto che sta su YouTube, giusto? Il video, se ho capito bene. Codice. Ok, allora, amici ed amiche che state guardando questo video, i piani bio è un'azienda italiana totalmente bio. Abbiamo qui, credo sia il titolare, non so, un amico, è un amico. Sosteniamo il Made in Italy. Sosteniamo soprattutto le aziende italiane.
Ovviamente trovate sia la pagina Facebook che Twitch, Instagram. Ok, qua finito pure 20.000. Allora, vediamo un po' cos'altro c'è da fare. Ah, intanto usciamo dal campo qua. Bello sto campo. Bello veramente. Non so se lo comprerò mai, ma per il momento niente non conviene. I piani bio. Allora, vediamo un po'. Mi trovo un attimo. Allora, scusami. Allora, intanto mi sono scordato di fare anche il su e ti chiedo scusa. Allora, lo facciamo prima. Perfetto. E uno. Poi l'altro amico era questo qua. Quindi di pazienza, chiedo scusa anche a voi che siete in live, un attimo soltanto. Allora, mi sa che eccola qua, nella ricerca. Allora, ecco qua. È corretto il link? Dovrebbe essere questo. Ma raccomando, andate ad acquistare. Perfetto. A disposition. In tutto questo mi sono perso qua. Dove devo andare? Ah, aspettare, proprio vicino vicino qua. I piani bio, mangio bene anch'io. Mi sa che ti sto spoilerando qualcosina, non tutto. Ovviamente, però. Un po' come mi viene in mente uno spot degli anni 80 di un noto amaro che pure aveva un motto molto semplice da ricordare. Scusate, tagliamo per di qua. Questo è il campo che ho acquistato e ho venduto avena all'inizio proprio per recuperare un pochettino di spese. Allora, vediamo un attimo che contratto c'è. Un contratto. Allora, qua dovrei avere. Qua è fertilizzante, sì. Ok, qua
Vedi, per esempio, qua ogni tanto si trovano delle buone occasioni, tipo sto John Deere. Serie 8, questo è un ottimo, il Fendt 500, questo è proprio un mezzo che è fortissimo. Allora, vediamo un po'. Mietitura. Aia patate. Sì. Campo 32. Campo 32, aspetta, però questo deve andare a svuotare. Allora, vediamo un po'. Ora recuperiamo qualche altra cosa. Allora, avena, le farmie, mulino per grano. Mulino per grano sta qua vicino. Allora, mulino per grano. Sta da qualche parte qua. Le Moulin pour grain. Allora. Allora, mulino per grano, dov'è che sta? Ah, sì! Ora mi sono ricordato. Quindi sinistra. Comunque questo camion non so se non ce la fa, ma quando l'ho caricato nella missione precedente non riuscivo a muoversi. E piano piano stanno uscendo un sacco di mod qua sul mod hub. Lo sto aspettando soprattutto quella del Turbo Star di Peppe978. Quella non può mancare nella mia farm. I piani, tu giochi a Euro Truck, American Truck per caso? Io per esempio, qua su Farming, quando guido i camion, questi qua, a parte che noto sempre che la risposta in sterzata non è proprio il massimo, cioè. Io le manovre su Euro Truck o American Truck riesco a farle in maniera più semplice, mentre invece qua insomma è un po' complicato. Ah, quindi giochi da console? Adesso Farming. Ah, quindi non c'hai quei giochi là, però adesso Farming fortunatamente hanno fatto in modo tale che sia usufruibile dalle due piattaforme. Dietro, avanti. Devo vedere. Oh, è buono, dai. Abbiamo scoperto pure un'altra cosa. Non sapevo che si potesse scaricare così. È scomodo con questo cassone qua perché quando deve scaricare parecchio si alza completamente. Allora, io mo dove devo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Per dove? Mietitura? No, dai.
Cioè, ma... Mannaggia. Ecco qua. Ieri pure off camera pure mi sono incastrato un paio di volte. Ho dovuto fare un sacco di manovre per riuscire a sbloccare qua. Si è piantato in mezzo e non voleva andare avanti. Mo' arrangio così. Poi mi sa che devo prendere un carro raccoglie grano. Perché se porto questo mezzo sul terreno si pianta là e quando lo smuovo più. La disciu. Allora, mo per il momento non ho ancora acquistato il trattore con gli attrezzi perché vorrei prima sistemarmi un attimino, crearmi la farm con galline a go-go, pollaia a go-go, senza esagerare, altrimenti ovviamente i giochi, insomma, mi va in pappa e poi inizierò ad acquistare i campi qua. Wow, l'unico contratto buono. 5.000. Qua che mi era avanzato. Ok, direi quasi quasi di accettarlo, sperando che non è che... Vediamo un po', se io adesso prendo fertilizzazione e prendiamo questo massimo 2, se non... Eccolo, ho perso un'altra volta. Allora, vediamo un po'. Campo 28. Il 28 mi pare che è stato queste parti qua. Ah, sta sempre di là. Ok. Stamattina ci dedichiamo alla fertilizzazione e al diserbaggio. O di serbatura, non so se è corretto il termine. Parzializzazione. Cioè, allora, cambia parzializzazione. Diamo un po', Ctrl Z. Oh, io voglio risparmiare. Vediamo un po'. Perché i piani, non so se tu anche tu utilizzavi la mod quella lì per fare il calcolo dell'utilizzo dei materiali liquidi, quindi anche diciamo più in generale. Il materiale per la fertilizzazione e per il diserbaggio o diserbatura, come si dice. C'era una mod che permetteva di risparmiare. Mo' vediamo un po' se facendo così si riduce il consumo. Io sto a posto, cioè tipo con 4.000 litri di questo materiale. È tipo la precision, solo che questo qua ti permetteva di ridurre il consumo
dei liquidi questi qua. Vattilo utilizzato un sacco di volte perché mi è tornata utile per evitare di spendere un capitale su un cambio enorme. Ti cambia in effetti i litri, la quantità di liquido che ti mette, insomma, su Kilocos, e ho risparmiato un sacco. Mo sto vedendo, per la prima volta sto sperimentando, vedendo sta funzione qua, perché se così con 4.000 litri, 5.000 litri potrei... Oh cacchio, è dall'altra parte. Consentire a consumare molto, ma molto meno. Ah, ma quindi il campo... Ah, ci sono passato vicino al campo. No. Sbaglio. Ma... La precision, quella non l'ho mai utilizzata, però... So che... molto più, rende ancora più realistico il gioco. Diciamo che questa è la prima volta che mi approccio a giocare a farming in maniera più realistica. Prima infatti non giocavo con la season, ma piantavo così. Però adesso sto apprezzando la season perché ti permette di... l'ha rallentato un pochettino il gioco. Prima invece era molto più frenetico perché alla fine pianta adesso, pianta e raccogli, pianta e raccogli. Invece mo tutta un'altra musica. Ma vista sta... Ah no! Hai capito? Cioè questo praticamente va ad agire sulla barra qua. Allora, no, allora se adesso faccio così, accendo e poi fa CTRL Z. Vediamo un po'. Ah, hai capito? Quindi non c'è azzecca, ora ho capito. Non è il consumo, ma è per la lunghezza. Cioè questo va a cambiare in effetti la distribuzione del liquido sulla barra in base alla distanza. Quindi non è quella che dicevo io. Quella lì ti andava a ridurre proprio il consumo. Invece questo lo limita agli ugel, diciamo così. Chissà se uscirà e quando uscirà. È comoda. Quella mod era comodissima. Comodo, comodissimo. Lei con quegli occhi mi spoglia, spogliatoio. I piani, comunque vedi che ci sono anche i sound alert. Se ti va, provali pure. Non si pagano. Uno, soltanto uno purtroppo, manco quello avrei voluto mettere. Con i beat, però ci sono quelli là a gratis. Questo è abbastanza easy da portare avanti. Campo 28. Beh, per esempio due campi di questi qua, due o tre campi vicini, così. Tanta roba, ma ci vuole tempo qua. Dovrebbe essere più o meno qua. Ai ai ai, devo portare a riparare il mezzo. Eh sì, sta arrivando quasi al limite. Mio, allora mo dopo.
Dopo il contrattino qua, passiamo un attimo da Gigino il meccanico e vediamo un attimino di fargli dare un'occhiatina al mezzo qua. €180.000 su 400.000, insomma, in 6 ore. Io quando l'ho comprato mi pare che c'aveva 5 ore più o meno di lavoro. Trovato veramente un'ottima occasione. Session. I will get to you, be mine. Do 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 do. A proposito, devo vedere se c'ho debiti qua. Mi pare che non ho fatto debiti. Non ho capito che fine ha fatto quell'altro campo 19, mamma mia, le patate. Cos'è? Ah, barbabietole da zucchero. Quasi quasi. Allora, dove siamo? Ok, ah, dove c'è il mercante di bestiame, ok. Usciamo per di qua. Andiamo un attimo da Gigino il meccanico. Allora, mi conviene fare il solito giro qua. E infatti c'è sta. Hai visto? Guarda la macchina, quella macchinetta così bassa, ha rischiato di farmi ribaltare per la seconda volta. Allora, la prossima, destra. No, sinistra. Sinistra, sinistra. E se sono fortunato, qualche auto mi passerà un'altra volta in mezzo alle ruote. Come mi è capitato off camera stamattina, prima di venire in live. Macchine corrono, ma ecco la vaga impressione che ho sbagliato strada. Ah no, giusto, un po' a sinistra, un po' a destra. Ok, hai capito i piani? Alla fine stamattina sembra una due cavalli, mentre stavo andando a caricare il liquido per poi iniziare la live, mi è passata una due cavalli a fianco e mi ha fatto ribaltare come prima, con l'unica differenza che ho dovuto ripristinare perché il macchinario qua era andato sotto sopra. Ha fatto la capriola, ha fatto. Vediamo un po' quando mi viene a costare sta riparazione, anche se mi pare 20.000 euro sono stati recuperati. E quindi andiamo a recuperare, tutto sommato ammortizziamo le spese. Ebbene sì, i piani qua, se non ci facciamo i conti in tasca, qua l'azienda non cresce mai. Uno diceva, dabbè, tieni già 1 milione di euro qua. Eh sì, ma 1 milione di euro, ho 0 terreni, 0 farm, non ho ancora fatto niente. E quelli poi si vanno a ridurre. Gigino,
Vediamo un po' Gigino che ci dice. Beh sì, se non stai attento, soprattutto mo che vorrei acquistare mucche e galline. Gigi, buongiorno. 26.000 euro. Sì, la verniciatura, la vernice. Poco mi interessa. Oh, abbiamo un mezzo decisamente messo meglio. Allora, vediamo un attimo prima di, vediamo se c'è qualche altra missione per fertilizzazione. 3,9. Ok, me l'ha preso. Campo 16. Spero che esca più presto la mod per poter accettare più contratti, perché così a selezionarli e a perderli non è proprio cosa buona. Campo 16. Ah, poi ho messo anche la mod Stop Train. Quindi il campo 16 si trova dopo il ponte. Ma qua il problema è che spariscono. Guarda, vediamo se fa un'altra volta così. Allora, mo se ti voglio prendere fertilizzazione, prendo questa che magari almeno se l'ha aperta sono 1.500 euro. Vediamo un po'. Ho ragione, caspito. È probabile. Io per esempio questo mo mi paga tanto. Si paga bene. Vediamo un po'. Ecco, questa è andata. Ma questa è la data. Allora, quasi quasi arrivato a sto punto. 16:41 e l'1. Io direi. Eh sì, l'unico problema è solo questo, che non capisco. 3.800 euro a barile qua. Non vedo l'ora che esca la mod per creare il fertilizzante. Così. Fertilizzante solido e liquido lo faccio da me. Allora, iniziamo dal 41. Il 41 è dove sta la farm qua. Accendiamo i lampeggianti. Non so, ne parlava, ne ha parlato pure la zappa storta durante una live sua. E ha detto che praticamente c'è un amico streamer che è andato avanti a colpi di fertilizzazione, che poi effettivamente io per esempio ho preso 20.000 euro sul campo quello 36, che era enorme. Però se sei fortunato e trovi anche un macchinario decente come questo usato, c'è un affare. È vero che ho speso più di 20.000 euro per ripararla, però ha risparmiato pure quasi l'80%, no, quando è più del 50% ho risparmiato sul, no, mi sa che è l'80%. Comunque ho risparmiato veramente tantissimo. E com'è non è accesso a questo? Quell'altro. Ah, eccolo qua. Ah, barbabietole. Ui. Ok, come si è acceso. Diciamo che la fertilizzazione, così diciamo, con i prodotti chimici può andare bene all'inizio. Poi dopo, se uno vuole fare un'esperienza un po' più diciamo così vecchia scuola, quindi diciamo agricoltura un po' più vintage, allora basta prendere un po' di utilizzare il concime. Come si faceva una volta.
io ricordo che mio nonno buonanima aveva un piccolo orticello in casa e c'aveva pure il pollaio o il gallinaio. E lui mi diceva sempre che quando si metteva la parte, diciamo così, della gallina, bisognava metterne poco perché era così forte il potere, diciamo così, concimante, che rischiava praticamente di bruciare le piante. Infatti lui ne metteva poco, 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 poco e poi le ricopriva. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa, perché passavano quelle cose che, diciamo, ora non so se lo diceva per scherzare o per altre cose, però sta di fatto che lo diceva sempre. Poco, il giusto, quello che serviva per poter, insomma, rendere il terreno un po' più fertile. Mi abbiamo finished out l'altro campo. Allora, completa, raccogliere. Campo 1 sta laggiù, in 16 sta da. Allora, da qua mi conviene fare la solita strada, quella sul ponte, ponti a Sievi. Allora, no, devo prendere, non posso passare in mezzo a paese, altrimenti qua si blocca la circolazione. Che hanno individuato l'area dove sono situati i campi, quindi sono abbastanza vicini. Io solo una volta sono passato in città con questo mezzo, ieri quando l'ho comprato e ho provato a fare un po' di contratti, è diventata un'impresa. Sempre per il fatto delle auto indisciplinati qua, che praticamente mi sorpassavano a destra, a sinistra, qualcuno passava in mezzo alle ruote. Ah, ieri pomeriggio sembrava uno stuntman. Prendiamo la larga sta curva, altrimenti buttiamo un'altra volta il cartello a terra. Li hai trovati? E poi, a proposito, i piani li hai trovati tutti, come si chiamano, i posizionabili qua, le cartucce per il gioco qua su questa mappa. E arrivi a guadagnare circa 1 milione di euro solo con le cartucce del gioco, così di base. Io oramai più o meno ricordo quasi tutte le posizioni, i luoghi dove si trovano, quindi se hai bisogno basta che mi fai sapere. E se tu le prendi, guadagni, se non ricordo male, 50.000 euro ogni cosa che recuperi, e alla fine tu senza fare niente guadagni 1 milione di euro. Infatti io in questo momento avrei dovuto avere, credo, 737.000 euro, solo che poi con quello ah, perché tu dici che la partita è in multi. Però almeno recuperi. Ah, recuperi un bel po'. Ah, ok.
Al limite, se vuoi, te le vado a recuperare. Tu quale mappa hai messo? Che se è questa qua, io conosco i posti, quindi ti faccio recuperare. Io ho 1 milione di euro qua nel giro. Oppla, lo sapevo, mi sono ribaltato. Oppla, ecco qua. Si è buggato, no? Si è buggato. No, dai. No. Vediamo. Oh, meno male. Ah, ok, vabbè. Allora, il campo 1 è questo qua dietro. Oppala. Mamma mia. Immagino pure che costerà pochissimo sto campo 1. Oh, però questa è bella. Qua si potrebbe fare un bel lavoretto di rifinitura. Un posizionabile sta qua dove c'è l'osservatorio astronomico qua. Eccolo qua. 42 metri di macchinario. Vediamo quanto è largo sto campo. Questo è quasi 50 metri, 48 metri e mezzo. Ma tu se hai bisogno, beh, che la zappa storta pure lui l'ha fatto il tutorial ad altre persone. Però per esempio l'ho trovata su YouTube. È in inglese, però alla fine vedi i posti perché lui ti fa vedere l'ubicazione sulla mappa. Che poi in effetti si crea una sorta di itinerario. Che è abbastanza lineare. Oppla, finito. Campo 16. Allora il 16 sta più giù. Sta dall'altra parte. Ok. Lampeggiante. Allora, per arrivare a 16 si chiama sta strada. È la prima volta che percorro questa strada della Grande Muraglia qua. Allora, una delle cassettine delle cartucce sta qua, vedi? La trovi qua dentro. Eccola qua. Ah, è vero, perché io lo sto iniziando. Azzo. Ma io mi pare che l'ho preso qua tutte quante. O forse mi sto sbagliando. Mi aspetto qua dove devo andare. Sempre dritto, ok.
Allora, un altro sta più avanti qua. Anzi, in quest'area qua mi pare che. Allora, uno sta là. Ma non so se è un bug che io mo ti faccio vedere le altre dove stanno. Allora, la seconda entrata qua. Allora, da qua. Vai dentro la foresta qua e ti trovi una specie di scala. Allora, dov'è che sta? Eccolo qua, sopra questo monumento qua. Vediamo un po'. Ah, ottimo. Così ti faccio vedere anche dove ci sono i posizionabili. Allora, però, questi sono un po' sparsi, eh. Anzi, quasi quasi mo mi dedico un po' a farti vedere i punti dove ci sono. Allora, ce n'è uno al mulino. Al mulino. Sei qui, puoi fare il giro di là, ma io salto. Vai qua e trovi la cartuccia qua. Poi devi andare a Yacht Club, che è laggiù. Oh, voilà. Uè, si è bloccato. Aspetta, qua ce ne sta ancora un'altra, se non mi sbaglio. Allora, un altro si trova vicino al monumento che si trova dall'altra parte. Questi moli sta vedendo in ordine sparso. Quindi il mulino, il monumento. Qua prosegui sempre dritto. Questa è una bella isoletta. Ti fa tutta sta strada qua. Diciamo questa specie di parchetto qua. Oh, capo, buongiorno. La cartuccia la trovi alla destra del monumento, vicino sotto a un ramoscello, nei pressi di una panchina. Se non l'ha già prelevata. Ok, si trova da qualche parte, eccola qua. Quindi arrivi qua, alla cabina del telefono qua alla destra. Whoop. E mi date altri 50.000 euro. Poi, allora, poi sta sull'isolotto. Allora, l'isolotto. Sì, ok. Quindi, andiamo, ritorniamo qua. Si trova nei pressi di quest'area qui, vicino a un albero. Quindi, l'isolotto sta qua giù, se non ricordo male. Sì. Questo isolotto qua, questa striscia di terra. Ovviamente lo sta vedendo in ordine sparsi, in realtà
Avevo creato un itinerario da fare proprio come un cerchio. Allora, si trova verso la fine, nei pressi di un alberello. Eccolo qua. Quindi, come vedi, tra il campo 33, 32 e 30 c'è sta specie di salotto. Sotto al salice piangente ci trovi la cartuccia. Poi, allora qua no. Ritorniamo al mulino. Sì, ok. Allora, da qui, dal mulino, gira qua dietro. Prendi una bella rincorsa e salta su uno e due tetti. E qua, vicino alla scala, trovi la cartuccia. Poi scendi e vai verso il castello. Ah no, aspetta. Da qui poi c'è la famosa panchina all'incrocio. E trovi un'altra cassettina. Adesso dobbiamo andare a recuperarne altre tre sul castello. Allora, la prima la troviamo in una specie di grotta che si trova da qualche parte qua. Ecco qua. E si trova qua. Esatto, sì, sul tetto, scusami, ho letto adesso, solo adesso. Poi, adesso dobbiamo salire qua. Costeggia il lato destro del castello e devi attraversare questi archi. Dopo il secondo arco sulla sinistra, vicino al palo della luce, trovi questo. Adesso dobbiamo rientrare nel castello. Ah, che qua è. Allora, normalmente tu fai questo giro qua. Io ho tagliato. Allora tu entri da qua. L'ingresso pedonale. Sali. Giri a sinistra e percorri il corridoio. C'è qui le scale con la porticina e trovi la cartuccia. Poi qua ce ne sono. Allora, di là faccio un po' di salti, saltini. Qua. Non fatelo a casa, mi raccomando. Allora, una volta fatto questo, si prosegue dritto. Diciamo come indicazione come riferimento il campo 18. Qua ce ne sono un paio. Allora, dunque. Uno sta qua sopra dove c'è la filanda. Dove c'è sta specie di torretta qua. Questa l'ho già raccolta. Ah, eccola qua, perfetto. E qua sta la filanda. Poi si scende.
Festival. Verso il basso qua. Tu sulla mappa non ti puoi confondere se guardi sulla mappa. Aspetta, facciamo così. Dove sto? È qua. In quest'area qua si trova. Questa dove vedi quei due puntini, ma ti lascio la mappa attiva così vedi. Allora, si trova vicino a uno degli alberi. Da qualche parte qua. Uno degli ultimi, mi sa, eh. Se non c'è, allora vuol dire che l'ho già preso qua, ma dubito. Vediamo un po'. Forse l'ho già raccolto. Ok, comunque uno si trova in quest'area qua, vicino a uno di questi alberi qua. E fammi controllare meglio. Ah, eccola qua. Perfetto. Da qua poi devo fare mente locale. Allora, se mi sbaglio, bisogna salire qua. Ah, ne ho mancato uno, mi sa. Prima della filanda. Quella sulla catapulta. Che sta qua sotto. Da qualche parte qua. Mi sa che ne ho mancato uno. Ah, eccola qua la catapulta, perfetto. Un altro sta qua. Dove sta la filanda qua? Noi dal castello uno può fare l'itinerario e passa prima a prenderlo qua. Perfetto. Allora, adesso allora qui mi sembra di averli presi tutti, sì. Ok. Quindi questa è la filanda, si scende sotto e si va avanti. Poi mi sembra che qui non ce ne sono più da prendere. No. Allora, da qui ci trasferiamo. Ci trasferiamo qua. Allora, no, qua. Ah, sì, verso il campo 5. Allora, dove c'è non è lavorazione dell'uva. Vabbè, diciamo che qua è più vicino. Allora, qua ce ne sono due. Il primo lo trovate là, vicino il campo 7. Che qua mi sembra, se non erro, l'ho già preso. Faccio un breve riepilogo, cerco di fare tutto il percorso. Entrate nella proprietà. Qui trovate questo alberello e qua trovate un'altra cartuccia. Noi già l'abbiamo presa. Poi da qui andiamo verso il centro, questo qui. Andiamo verso l'osservatorio astronomico e
troveremo la cartuccia nei pressi di una cabina per, se non ricordo male, il gas, qualcosa del genere. Quindi noi andiamo lì e ci dirigiamo verso la cabina. Ovviamente voi potete anche farlo con il mezzo, risparmiate un po' di tempo. Allora, dove c'è questa cabina di trasformazione, voi girate e trovate la cartuccia. Ok, adesso andiamo al campo 5, quindi una la si trova in quest'area qui dove c'è il muretto, un'altra la si trova nei pressi dell'osservatorio. Adesso andiamo qui e continuiamo. Dobbiamo andare verso. Noi siamo partiti sempre da qui, se vi ricordate. Adesso dobbiamo attraversare il campo. E c'è un'abitazione nei pressi del campo 5 che ha un muro diroccato. E su questo muro troverete appunto il posizionabile. E qua oggi, senza volerlo, facendo il tutorial qua, recupero qualcosina. Ci sei, i piani? Allora, continuiamo sempre di. Voi ovviamente potete anche venire con il mezzo. Lo sto percorrendo a piedi così per farvi vedere un po' più o meno dove è l'ambiente. Perché il video che ho visto io non creava un itinerario. Allora, voi arrivate qui. Facciamo così. Il posizionabile si trova in quest'area qua. Quindi voi vi trovate sta casa e vi trovate questo muro. Il posizionabile si trova qua sopra. Perfetto. Dopodiché, allora qui abbiamo finito. Poi dobbiamo andare dal mercato, non so come si chiama questo museo, no, lavorazione uva, Jardin des Fermiers. Qui troveremo un altro posizionabile. Allora, noi qui siamo dove normalmente veniamo a consegnare i nostri bei prodotti bio di piano, i piani bio. Allora, a questo punto noi dobbiamo andare in questa posizione, Wunderbar. Ecco qua, noi ci troviamo il famoso cabinato degli anni 80, 70, 80, 90 e noi ci troviamo la bella cassettina là sopra. Ce ne sono altre 4. Ok, adesso dobbiamo scendere. Ma quasi sicuramente una. Ah, poi un'altra sta. Perfetto. Ok. Un'altra si trova sul ponte, questo qui, ferroviario. Tralala, tralala, yamapa, yamaka. Allora si dovrebbe trovare in corrispondenza del quarto pilone, quindi più o meno a metà ponte, sul lato questo qui, sul nostro lato, non verso la città ma verso la periferia. Allora si trova più avanti qua.
Ok, dove dovrebbe trovarsi? Eccola qua. Un'altra cassettina, la troviamo sul ponticello. Goppo ponticello. Poi, allora, ce ne sono ancora altre due qui. E si trovano, appunto, noi una l'abbiamo presa dal mulino lì di fronte. Adesso qui c'è la rimessa delle barche. Noi dobbiamo scendere e andare dove ci sono questi due gommoni qua. E in mezzo a questi due gommoni troviamo la Artuccia. Quindi arrivate qua, Cartuccia qui. Ovviamente voi potete anche arrivare dal mulino che si trova dall'altra parte. Dov'è? Là, potete farvela a nuoto e venire a prendere qua. Ce n'è ancora un altro. Allora, un altro si trova in un posto un po' insolito. Quindi, voi arrivate qui, andate sul castello, vi fate tutte le casettine qua e poi, prima di andare giù sulla catapulta, eccetera, eccetera, dall'altra parte. Una volta scesi dal castello, voi seguite questa strada qui. Oppola, mi sono ingastrato. E non alla prima casa, ma alla seconda dove ci sono le scale lì. Poi eventualmente ai piani farò un video dedicato proprio alla posizione dove si trovano queste cartucce qui. Quindi saltellate qua sopra, cerchiamo di salire qua sopra, salite e qua c'è un'altra cartuccia, non so se è l'ultima, una, ok, allora qui mi sono scordato uno, come al mio solito qua. E mo qual è? Quelle più complicate le ho prese tutte quante. Qua sotto, qua, là. La panchina l'ho presa. Al mulino l'ho presa, la panchina l'ho presa, qua pure. E dov'è che l'ho lasciata? Va bene, allora diciamo che poi rifarò i piani, rifarò il percorso da capo perché a momento sto un po'. Devo andare a fare un po' di cose, quindi non sono ben concentrato. E allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che avete seguito questo primo evento mattutino, Fattoria Fratelli Capone, che siamo noi. L'appuntamento è per domani mattina. Io vi ringrazio tutti. Thank you so much for watching this morning live streaming. Thank you so much. Thank you for watching this new format, Fattoria dei Fratelli Capone. Thank you so much. Allora, merci beaucoup pour avoir regardé cette direct, cette vidéo. Le premier rendez-vous avec la Fattoria dei Fratelli Capone. Le rendez-vous c'est pour demain matin. Allora, grazie mille a tutti. L'appuntamento è per oggi pomeriggio dalle 15:30 qui in diretta su Twitch.
con l'appuntamento con Euro Truck Simulator 2, con il Turbo Star di Rough Garage. E allora, ancora grazie mille a tutti, io vi auguro una buona continuazione, grazie ancora a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, e state un buon, ciao ciao!